e la vita di ciascuno di noi è un grandissimo regalo. Questa è la cosa bella. Il regalo più grande che noi possiamo ricevere è proprio il regalo della vita. Voi dite, ma lo sapevo già? No, cioè sì e no, lo sappiamo, ma dobbiamo sempre scoprirlo di nuovo. E Gesù, che è il nostro grande amico, è venuto tra noi tanto tempo fa proprio per dirci questo, che la vita è il regalo che ci viene da Dio. Certo, ci viene attraverso i nostri genitori, e loro l'hanno ricevuto attraverso i loro genitori, i nostri nonni. Ma se noi torniamo indietro, 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 chi ha inventato questo mondo? Chi l'ha inventato? Dio. Noi crediamo che l'ha inventato Dio. E nel mondo la cosa più bella che Dio ha inventato siamo proprio noi, i suoi figli. La celebrazione di oggi e la giornata di oggi è una giornata che parla di tanti regali. A volte non ci accorgiamo di tutti i regali che abbiamo, o pensiamo che i regali siano solo quelli col fiocchettino che arrivano a Santa Lucia a Natale o al compleanno. E invece ci sono tante persone che ci fanno dei regali meravigliosi. Ma un dono lo possiamo moltiplicare? Cioè, se ricevo un regalo, posso farlo diventare di quelle 3, 4, 5? È una cosa un po' strana. Volevo con voi provare a fare questo ragionamento. Se io ricevo un regalo e lo tengo per me e me lo metto nel cassetto, nell'armadio, è giusto, non è una cosa, è quello che facciamo normalmente. Prendo il regalo, lo uso, me lo metto dove serve e lo tengo per me. È il mio regalo. Anzi, qualche lo tocca, giù le mani è mio, per piacere.